Abbiamo cercato dal primo momento di fronteggiare questa emergenza. Noi già in precedenza avevamo fatto una chiusura perché gli over 65 sono quelli più vulnerabili e che hanno patologie cardiovascolari e respiratorie. Commenta così la situazione attuale presso la casa di riposo Villa Franca a Domignano il dottor Severino, infermiere della struttura. E la situazione adesso diciamo che è sotto controllo. Non abbiamo nessun positivo all'interno della struttura, nessun asintomatico. Abbiamo cercato comunque di organizzare la struttura in modo che ci sia un piano dedicato appositamente per il Covid-19. Quindi nel caso in cui ci sia soltanto un presente sintomi simili influenzali, tosse o raffreddore, in automatico viene spostato in questo piano. Oppure nel momento in cui ci sia un nuovo ingresso, deve fare comunque una quarantena fiduciaria di 14 giorni. Quindi oltre al Covid-19, come sappiamo, ci sono tante altre patologie che possono comunque toccare i nostri ospiti. Quindi quando sono costretti ad andare in ospedale per dei controlli, al ritorno vengono appunto posizionati in questo piano apposito e vengono utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale per evitare che ci sia appunto la trasmissione. Quindi diciamo che è soltanto una cosa precauzionale, in quanto per fortuna qui nella nostra zona al momento non c'è nessun caso particolare.